Visto che Nintendo ormai annuncia cose a caso, spesso poco dopo la pubblicazione di un mio video, facendolo diventare istantaneamente inutile, ho deciso che mi sacrificherò per la comunità nintendara, proponendovi oggi una breve lista su 5 serie ingiustamente dimenticate dalla casa di Kyoto che meriterebbero di tornare su Switch, ma di cui purtroppo si è perso traccia. Perché sì, va bene aspettare Mario, Zelda, Metroid e gli altri big, ma il catalogo di IP della grande N è sconfinato e si potrebbe andare a colmare gli ultimi mesi di quest'anno un po' incerto con delle sorprese clamorose. Prima di iniziare mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Via! Voglio che qualcuno mi scriva nei commenti almeno un motivo razionale per cui non si vede un nuovo capitolo di F-Zero dai tempi del GameCube. Black Shadow ci ha provato con la moglie di Miyamoto? Capitan Falcon è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza? Mr. EAD è latitante dopo essere stato accusato di oltraggio al buon gusto? Scherzi a parte, per me è inspiegabile il fatto che dopo un capolavoro come F-Zero GX si siano perse le tracce del racing game futuristico per eccellenza. Le potenzialità ci sono tutte, questa volta anche con la possibilità di espandere drasticamente la longevità grazie all'online play. La Switch ha assolutamente bisogno di una controparte adrenalinica a Mario Kart 8 e per quanto Fast RMX sia un ottimo titolo, non può di certo rivaleggiare in scala e ambizioni con F-Zero. Questo è l'anno dei JRPG, oltre che dei graditi ritorni, e in entrambe le categorie Switch ha parecchio da dire. Quindi dopo Xenoblade Chronicles, senza andare a scomodare una serie come Mother Earthbound, che tanto si è capito non andare proprio a genio alla divisione occidentale di Nintendo, perché non ripescare Golden Sun? La serie di JRPG segnò un'addizione fondamentale nella libreria del Game Boy Advance e le avventure di Isaac, dal sapore tremendamente classico e tradizionale, avvicinarono alle meccaniche ruolistiche un pubblico sostanzialmente estraneo al genere. Dopo i primi episodi, la serie tornò molti anni dopo nel 2009 su Nintendo DS, ma non ebbe di certo lo stesso impatto sia sul pubblico che sulla critica. L'accoglienza freddina, unita alla difficoltà di produzione di un titolo del genere, segnò la scomparsa definitiva della serie, ancorata ormai a dei canoni arcaici rispetto alle esigenze del gamer portatile. Direi che oggi, ora che gli stilemi classici sono stati reintrodotti con un discreto successo da opere come Octopath Traveler e Dragon Quest XI, Nintendo potrebbe cogliere la palla al balzo e stupirci con il quarto episodio di Golden Sun. L'annuncio delle remastered dei primi due Tony Hawk mi ha fatto riflettere su quanto si sente il vuoto lasciato da quel tipo di giochi sportivi, che facevano dell'impronta arcade il loro punto di forza. E anche Nintendo, nell'era del Nintendo 64 e del GameCube, si gettò su questa fetta di mercato proponendo la sua personale reinterpretazione degli sport estremi basati sui trick. Serie come 1080 Snowboarding e Wave Race rappresentavano la punta di diamante dell'offerta ludica di Nintendo, che non aveva paura di spaziare su generi fino allora inesplorati. Il risultato erano giochi spettacolari, ma allo stesso tempo complessi, realistici e difficili. Da ragazzo, ad esempio, ricordo benissimo quanto fu sbalorditiva la fisica dell'acqua in Blue Storm, o quanto stratificato fosse rispetto alla concorrenza il sistema di trick di Avalanche, e oggi su Switch potrebbe essere l'occasione perfetta per continuare la linea evolutiva di questi due brand. Nel corso degli anni la serie di Fire Emblem è riuscita a imporsi anche in Occidente, passando da oscura saga mai rilasciata all'infuori del Giappone a brand di rilievo immancabile su ogni console della grande N. Questo sicuramente grazie alla pubblicità fatta da Smash e dai suoi rappresentanti sin dai tempi di Melee, ma una buona preparazione al genere arrivò anche e soprattutto dalla serie Advance Wars. Intelligent System riuscì a sdoganare il genere degli strategici a turni grazie a un titolo molto carismatico, complesso, ma che allo stesso tempo riempiva di tutorial e spiegazioni ai giocatori, spiegando al meglio le sue meccaniche di gameplay. Una direzione artistica molto azzeccata, ovvero una reinterpretazione anime dei moderni conflitti armati, convinse decisamente anche noi occidentali, e la serie vide ben 4 capitoli susseguirsi sui portatili Nintendo. Purtroppo poi la serie Wars ha preso una piega ben diversa su GameCube e Wii, guadagnando una dimensione ma perdendo gran parte del suo carisma, per poi venire definitivamente dimenticata. Visto l'ottimo successo di Three Houses, direi che è il caso di provare a dare una nuova possibilità a Advance Wars. E per finire ragazzi, parliamoci chiaro, su Switch praticamente tutti hanno avuto il loro gioco, Kirby, Yoshi, Luigi e anche Captain Toad. Perché Nintendo non ritira fuori qualcosa dedicato a Wario? E non intendo WarioWare, serie che adoro, ma mi riferisco a qualcosa di più classico, un titolo che porti avanti la tradizione dei Wario Land,
Sì, insomma, impazzirei per rivedere la Nemesi di Mario protagonista di un platform fatto come si deve. Magari un esperimento 2D, come il capolavoro dimenticato Shake It Dimension, oppure un riscatto morale del capitolo World, avventura in 3D uscita per GameCube, che purtroppo deluse tantissimo le aspettative. Va bene il family friendly, ma c'è bisogno anche di qualcosa di politicamente scorretto, e visto che Conker ormai non è più in mano a Nintendo, esigo un rientro cafonissimo di Wario che possa portare un po' di sana volgarità anche su Nintendo Switch. Quindi poracci, vi mancano queste serie o preferireste il ritorno di altre? Come al solito vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, ingiustamente dimenticato, ciao!